poi mi avete dominato il PG intanto. Sì, infatti l'ho detto prima, hai azzeccato al 100%, film, tutto. Sono un mostro. Hai visto tutto, esatto. Libro aperto, cioè. Ok. Questo nuovo Small Battle. Questo è un matchup di player molto interessante. Abbiamo ex primo e secondo del Veneto. Prime. Non c'era, no, c'era proprio scritto che Nicola per un po' è scomparso nelle ombre. Qui tra l'altro dopo quel down tilt abbiamo visto come... Cazzo è successo? E dopo quel down tilt, dopo quella down grab di Pozzo, abbiamo visto come effettivamente Lupina non ha punto da un throat e sai come fare da Zia. Sì, esatto. Cosa che Piero dice sempre ma che nessuno mai azzecca. Piero e Mirko lo dicono sempre, però è difficile ricordarlo. Cioè, è una stronzata, però mentre giochi non te la ricordi. È una stronzata anche perché non ti fa paura perché ti becchi due colpi. Mm-hmm. 15% se te fai, cioè va bene. Non ho così troppa paura, a meno che non hai deciso di mischiare salto e te lo rubo. Ma lì è colpa tua due volte. Legge il salto bellissimo, veramente bello. Ma è pura... Lucina lo utia, confermi. Ma non è vero. C'è la bomba, c'è la bomba. Qua lo schiva veramente... Dico pochissimo. Mi devo dire sette parole comunque. Questo è beccato sulla nota del 3. Brava nella roll-in. Che lo te l'aspettavo. Lì se l'hai mangiato veramente. Bello. Però questo è un earth smash da parte di te. Sì, lo stavo caricando. Ti aspettava l'airbus chiaramente. È una cosa che fa il tempo, vero? Si aspetta che qualcuno gli atterri davanti, anche perché la Lutena con l'F Smash va leggermente indietro. Quindi puoi whiffare anche solo di pochissimo una mossa, che è abbastanza per sopravvivere. Però qui siamo tornati in neutral. Sta leggendo lo stage posto che prende danni. Se ne va via con quel peccato. Perché potrebbe sembrare random, ma secondo me l'ha fatto appunto per girarsi in aria istantaneamente. Scusa, anche solo per girarsi in aria, solitamente i backer si lanciano anche leggermente indietro, fai qualche passetto in più. Bello questo neutral beat. Questi neutral beat mi ricordano l'inizio di Ultimate, quando anche Leo arrivava da sopra il legge e iniziava a scaricarti piano piano il neutral beat. Bello nei rune of field. Questa è una classica combo di Piero, un po' anche di Colutena in generale. E niente, niente, ti aspettava era secondo un altro, ma è il secondo hit che l'ha preso dietro, perché immagino Piero stesse praticamente facendo il via dopo quel nero uno Lucina porca miseria. Facciamo un salto. Bello. Il Becker neanche la spadina. Era troppo lontano. Tutta una reverse hit molto particolare. Okay, hit estremamente particolare di tutto la P di Lupina, che ogni tanto ti manda dietro di te. Intanto ti manda in aria dritto per dritto. Che è una morta poco simpatica da vedere. Soprattutto perché non sai mai di preciso dove ti manda. Non lo sa neanche il tuo avversario, però. Che magari ti vuole uccidere e per qualche motivo ti manda dietro di te. Che funziona male. Se non ero, era accaduto al torneo in Francia, che Leon ha fatto a B e ha preso... Sì, ha fatto B e... il reverse così. Colpo della B e ha colpito Orion. A volte Lucina è veramente raro. Solito, niente così, altro... Due stock prese di Nair... Piero, ma tutto te l'ha cavato bene comunque, sì. Un stock ma che bassa percentuale da parte di Piero comunque. Ma sappiamo che Bosco è un buon giocatore. Esatto, è molto reliable Bosco. Non delude mai. Quasi mai. A volte può sembrare che delude, a volte no. Ma è sempre in top 8. Ciao Paolo! Un giocatore enigmatico. Ho tradito la fiducia di tutti facendomi battere da gente da cui non dovevo perdere. Non lo sarei aspettato. In compenso però Paolo ho vinto contro il Bowser di Zamp. Ma ho perso contro il Sonet.
Ah, tra l'altro siamo coglioni, perché non ci siamo accorti che erano scambiati. Erano specchiati. Ma dopo aver visto che la tua proteina funziona, ha deciso di provare Sephiroth, che penso sia il secondo PG preferito di Piero. Il primo è Mewtwo, sì, ma non è così tanto viable, quindi evita di usarlo. Ovviamente sto Sephiroth va sempre dato fuori, ogni torneo. Un PG forte, immagino che a questo punto lo diverta di più rispetto a Marutena. Sì, penso abbia preso questo matchup Sephiroth appunto perché il counter è l'unico, sia quello di Sora adesso. Sì, che riesce a battere la figlia di Dio. Poco di volte accorto che non hai dato la kill alla preda, però che avesse fatto jump reset con inside B poteva poi tirarci uno smash e uccidere in qual modo. Niente perché tanto botto non se lo aspettava affatto. Counter credo sia un side B, c'è tanto per bellissimo. Quando ho fatto spesso Weasley contro Piero, che ovviamente non è che siano così tante persone, prima o poi due partite ce le fai contro, lo fa, il left smash di Sephiroth lo fa... Sì, era pivot cancel left smash, per avere appunto più momentum orizzontale, bello. Una cosa che non dico fa spesso, però siccome si tira molto indietro e va anche leggermente in modo di low profile, no, infatti quelle cose non te le quegli le che non ti aspetti, ma è valido. Esatto, io con un Wolf non posso fargli il bear perché non lo prendo. Non lo prendo in testa e di conseguenza lui mi fa le smash. E nel mio ogni tanto usare Byleth uguale. Una volta letteralmente io ho tirato i capelli con il back air perché mi ha fatto le smash. Vabbè, ma che cazzo? Ha preso l'hitbox, l'unica hitbox che doveva sbagliare l'ha sbagliata. Peccato, c'era quasi, ma preso voleva fare una figata, però. Anche credo letteralmente salvato, penso. Non so se avesse avuto un salto, non mi pare. Ma c'è da dire anche che poteva fare l'angolo perfetto, Però... Vabbè, anche loro che prendere quel colpo sfigatissimo che lo manda in aria. Diciamo che questo Sephiroth, tralasciando la B, molto è andato prima. Molto meglio rispetto anche a Palutena. Ti immagini perdere quel game per quella roba? Ti immagini se era game fight? Posto entrava in God Mode e riprendeva tutto... Se era game fight, cioè quella roba te lo meritavi un po'. Quello è ovvio. Anche se era in winner, poi dopo quel game fight dovevi dare di più per forza in loser. Esatto. Cioè. Però... andare nell'angolino e piangere. Quello swag si fa tutto alla fine, no? Poi con Sephiroth non sapere neanche se chiamarlo swag, perché funziona. Ha un hitbox enorme quella qui. Quindi puoi letteralmente usarlo anche per cringiare gli avversari all'ultimo top magari. Una di quelle mosse suicide, no? Come il Sage di Wolf, l'unica altra mossa suicida che mi viene in mente. Quando te ne vai offage a cercare di uccidere qualcuno così. O magari anche un Mario che tenta di farti il dunk. Anche se Mario non ha bisogno di farti queste cose perché tanto è cringe già un fake. Con le tue bellissime combo. Bellissime. Ma che cazzo! Let's go! Tra l'altro grazie al video di Panda ho scoperto che l'up smash di Sephiroth è l'up smash più lento del bello. Ah. Io credevo fosse quello di Lucas. Sarà di un frame, così penso, perché è abbastanza lento quello di Lucas. Esatto, per quello. Okay. Oh, già presente di 6B. Allora, Piero fa sognare a volte con queste cose. Tenta il tram. Okay. Caricatissimo, preso di nuovo. Qui il boss sta lentando un po' troppo sugli studi, non sugli studi, ma in generale un sopra po'... il range di Pepe. Sì, gioca un po' paziente ultimamente. Questo Pepe qua. Perché potrei aprirmi insieme però. Questa non solo bella per da parte di Piero, che in generale si legge qualsiasi cosa, a meno che non te ne vai via. Sullo studio è abbastanza safe che ti prende la di Aima gli è andata bene. Esatto. Sarà un flip. Ok, classico di Boston.
potrebbe quello apposta. Ne andrà più. Però anche vero che è down di una intera stock a posto. Oh. E Lutina non è un PG così famoso per revertare le sì, o gioca perfetto oppure questo game è molto difficile. Che cazzo era quella roba? Ogni tanto ti tecca, per nessun buon motivo. Ogni tanto Aldi ci regala emozioni rare. Sì, ci regala le tue stanchezza. Quella è una cosa che vedo fare spesso da Nairo. La biga la legge di che è molto forte in realtà. Prende soldi a tantissimo e killa. Esatto, contro qualsiasi cosa non prenda subito il bordo. Tipo con la free di Cloud, quello di Bayonetta, quello di Terry. Vediamo l'edgeguard, ci riprova. Ah vabbè, sono un po' sperimentato per dire che c'è il vantaggio. Potrebbe avere il vantaggio non solo totalmente di tosto di percentuale, ma in generale il tuo game sopra. Vede, prova ciò che funziona. Oddio, quello è fitto. Terry. Ma giù, bello. Killa molto presto quel bear. Un bear veramente forte. Per me anche più in alto di quanto una persona si può aspettare. Bravissimo, è vero. Come al solito, esatto. Niente di nuovo sul fronte occidentale, possiamo dire. No, leggi un po' lì, c'è in